Salve a tutti ragazzi, sono sempre Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati con la carriera allenatore in quello che potrebbe essere l'episodio più importante della stagione, perché se vi siete persi lo scorso episodio vi consiglio vivamente di andarvelo a recuperare prima di guardare questo video. Quindi ve lo lascio qui e in descrizione ragazzi, mi raccomando andatevelo a vedere perché ne vale veramente la pena. Guardate la classifica ragazzi, mancano due partite e noi siamo sopra di un punto. Se noi vinciamo col Genoa, in realtà non è ancora fatta, perché nel caso dopo noi pareggiassimo o perdessimo col Sassuolo, la Juventus potrebbe ancora prenderci nel caso vincesse entrambe le partite. Quindi ragazzi, dobbiamo sempre andare partita per partita e guardare cosa fa la Juventus. Comunque ragazzi, come ho già detto, oggi andiamo con un episodio davvero veramente, forse questo è veramente l'episodio più importante di tutta la carriera, perché oggi si potrebbe consegnare il campionato e poi c'è sicuramente la finale. Vi ringrazio come sempre per il sostegno per questa serie ragazzi, mi ricordo di lasciare un bel mi piace così che la serie possa continuare nel migliore dei modi. Come sempre ragazzi saluto un po' di persone che volevano essere salutate, vi auguro buon anno dato che questo è il primo episodio del nuovo anno, e gli altri ragazzi come sempre verranno probabilmente salutati nel prossimo episodio ragazzi, siete veramente tantissimi. Comunque saluto Nicola Stendarti, Stefano Parente, Pino Censoni, Derek Frost, Mattia Fedel, Giuseppe Sciarrone, Ante97Bar, Ludovico Fornea, Giovanni Curcio, Salvatore Granata, Giuseppe Lanzolla, Alex Olivieri, UltraPlayer04, Pietro Cardone, The Boy, Milan Stojanovic, Enrico Larscher, Destiny17, Simone Cannata, Gianluca Fabrizi e Susanna Bignami. Signori, prima di andare appunto a giocare questo match volevo parlarvi di un paio di cosette ragazzi. Nel prossimo episodio faremo il calciomercato, quindi sotto questo episodio tantissimi consigli per il calciomercato, perché il prossimo anno dobbiamo vincere la Champions ragazzi, cioè dobbiamo andare in Champions, quindi dobbiamo provare a vincerla sta cazzo di Champions. Abbiamo bisogno di giocatori giovani ma anche già pronti, difensori centrali, terzino destro, centrocampista centrale e esterno destro, esterno sinistro, perché probabilmente Perisic lo venderemo, e ovviamente anche un portiere. Io pensavo di puntare su Mattia Perin, De Gea e Ter Stegen, terzino destro invece Danilo. C'è anche questo Mike che non è male. Difensori centrali sarei andato su Dragovic, Jedvaj e Stones o Laporte. Centrocampisti centrali, come sempre aspetto i vostri consigli ragazzi, calciomercato, quindi aspetto i vostri consigli. Ora, esterni destri, Bellarabi, Gonzalez, Bernardo Silva, Douglas Costa e Deulofeu, Lamela e Mateus Pereira che probabilmente acquisterò in ogni caso. Parlando di esterni sinistri, Marco Reus, Schürrle, Januzaj, Son, Draxler, José Rodríguez, Sterling e Carrasco. Insomma ragazzi, come sempre da voi mi aspetto tantissimi consigli per il calciomercato. Probabilmente acquisterò anche un altro attaccante, perché sia Palacio che Manai se ne andranno. Palacio probabilmente lo venderò e Manai andrà in prestito, perché purtroppo non l'ho trovato abbastanza pronto e nella prossima stagione probabilmente non avrà molto spazio. La stessa cosa con Gnucuri, ecco. Ora andiamoci a giocare questo match con il Genoa, importantissimo, è inutile che ve lo stia qui a dire. Ok ragazzi, direi che formazione titolare, perché qui non si scherza ragazzi, cioè oggi è una partita fondamentale, assolutamente da vincere. Genoa-Inter signori, partita come ho già detto fondamentale per il cammino in campionato dell'Inter, per mantenere il primo posto in classifica. Questa è la formazione del Genoa, direi con quel tridente abbastanza pericoloso, Gakpé, Pavoletti, Perotti, bisogna fare attenzione come sempre, non sottovalutare queste squadre. Si può partire, forza Inter ragazzi, andiamoci a prendere ciò che è nostro. Puntare Griezmann, puntare Griezmann, c'è un ottimo buco per Acancelanoglu, Acancelanoglu davanti a Perin, poi la palla arriva a Felipe Anderson, Perin, non ci credo, che miracolo ha fatto Perin, Mattia Perin, miracoloso. Perin è forte, ragazzi, attenzione, attenzione perché sbaglia Perin, Icardi, 1-0, la gufata del secolo, signori, 1-0 Mauro Icardi, legge benissimo l'intenzione di Mattia Perin, pazzesco, incredibile, dopo un quarto d'ora, guardate Icardi come parte da dietro, Perin probabilmente non se ne accorge, un errore clamoroso, dopo il miracolo, dopo il doppio miracolo fatto in precedenza. Brozovic, la larga per Felipe Anderson, che la mette in mezzo di prima, dove arriva? Çalhanoğlu, ma Perin esce bene, attenzione perché il Genoa può ripartire con Pavoletti. Attenzione rincona, inseguito da Luke Shaw, che non commette fallo e fisicamente prende posizione e tutto il pallone. Attenzione a Çalhanoğlu, che lancia Griezmann. Bellissima azione qua dall'Inter, in ripartenza. Griezmann, aspetta l'arrivo di Çalhanoğlu che parte! La bomba! Fa partire il destro, signori! Se non dico Capella.
Attenzione qui a Perotti. Miracolo di Nardi. Attenzione a Gakpé, la mette in mezzo. Esci Nardi, esci. Grande Nardi. Palla per Mahrez che può andare adesso. E adesso Mahrez a campo libero. Può andare ancora Mahrez. C'è in mezzo Griezmann che colpisce di testa. Anticipato da Perin. Non è riuscito purtroppo a colpire. 3 minuti alla fine del match. 3 minuti alla fine del match, ragazzi. Forza, forza, forza. Sì, Ale. Panagiotis, il tiro di Ansaldi. Oddio, mi è venuta la pelle d'oca, ragazzi. L'ho vista dentro. L'avevo vista dentro. Di quanto è andata fuori, ragazzi, questo tiro. Di quanto è andato fuori questo tiro di Ansaldi, ragazzi. Finisce qui! Forza, ragazzi, ci avviciniamo alla conquista del campionato, alla conquista del titolo. Grande partita, di cuore, di sofferenza, come sempre alla fine, ragazzi. Non c'è mai stata, forse, un paio di partite dove veramente non abbiamo dato il 100%. Mi ricordo una partita con la Fiorentina. Ragazzi, abbiamo vinto il campionato, scusatemi, eh. Abbiamo vinto il campionato, per forza. Non mi ricordo quanto sono finiti gli scontri diretti, ma uno mi sa che l'abbiamo vinto e uno l'abbiamo perso. Ma qui abbiamo 3 punti di vantaggio. Nel caso perdessimo. Oddio, ragazzi, fino alla fine, ce la fa soffrire fino alla fine. Io non mi ricordo assolutamente come sono andati gli scontri diretti. E quindi, ragazzi, andiamo con l'ultimo match, facciamo la formazione per quello che potrebbe portarci il campionato in tasca, in mano. Ok, ragazzi, l'unica differenza è che ho messo Tielemans titolare. E quindi ultima partita del campionato, Sassuolo-Inter, campionato fantastico, ragazzi, che fino all'ultimo match ci tiene con l'ansia di non sapere se questo campionato sarà nostro o se purtroppo dovrà finire nelle mani della Juventus. Noi però dobbiamo o vincere o pareggiare. 2 risultati su 3 sono risultati che ci vanno bene. E quindi veramente dobbiamo autodistruggerci per perdere questo campionato, signori. È un'emozione grandissima iniziare questo match. Ma sono pronto. Inizia il Sassuolo, forza Inter. Attenzione a Fulcinelli. Palla per Fernandes, arriva Nardi. Beh, dopo 4 minuti il Sassuolo passa in vantaggio con Domenico Berardi, proprio lui. Primo tiro, ottima parata di Nardi. Poi con la successiva girata fa un gran gol. E quindi partita subito in salita per l'Inter. Attenzione Icardi. Recupera un gran pallone. C'è di là Perisic. Perisic davanti al portiere! Ivan Perisic. Uno pari dopo 5 minuti. L'Inter ritorna in corsa. Grande azione dell'Inter, altro gran recupero di Mauro Icardi, il quale pressing è veramente fondamentale. Poi qui altruista a giocarla a Perisic, posizionato in miglior modo, e poi Perisic da lì non sbaglia mai. Uno pari, Ivan Perisic. E adesso è dura in velocità per Miranda tenere Sansone. Ancora Falcinelli, il tiro, Florenzi. Poi Missiroli la rimette in mezzo, dove c'è ancora Falcinelli, poi Miranda. Ma come calcio di rigore, ragazzi? Calcio di rigore. Berardi contro Nardi. Io, ragazzi, sono scioccato, veramente. Berardi contro Nardi, attenzione. Berardi! Nardi! Sì! Grande Nardi! Andiamo! Rigore parato. Rigore importantissimo. Non calciato alla grande da Berardi, ma se Nardi si buttava dall'altra parte, ovviamente il rigore non lo parava. E adesso Nardi la può bloccare. Ma andiamo, cazzo, andiamo. E siamo ancora qui. Rigore regalato. Adesso andiamo a vincere questa partita. Calhanoglu, serve Icardi. E beh, segato. Segato Icardi, signori. Segato Mauro Icardi in aria. E qua ci sta anche un bel cartellino. Forse rosso. Rosso. Andiamo. Ma andiamo, cazzo. Rosso per Lorenzo Ariaudo. Giusto così. Rigore inventato prima per il Sassuolo. Rigore nettissimo qua su Mauro Icardi, che viene falciato completamente. Guarda lì. A Calhanoglu! 2-1. Eccola qua la sua firma. Calcio di punizione per il Sassuolo. Berardi la mette in mezzo. La palla ancora lì. Musacchio!
Nardi! Ancora Nardi! Ma siamo sicuri che non lo vogliamo far giocare sto Nardi? Qui, cazzata di Musacchio, ma Nardi fa veramente un miracolo pazzesco. Oddio, che brutto fallo di Kondogbia su Longhi. Volevo prendere il pallone. Rosso. Espulso Kondogbia, purtroppo brutto finale di stagione per lui. Quindi 41esimo, 2-1 per l'Inter. Qua ci ricordano la finale di Coppa Italia, Inter-Lazio. Sarà una partita veramente tostissima. Griezmann. Se ne va Griezmann. Attenzione. Però è da solo. Griezmann aspetta l'arrivo di Tielemans. Tielemans per Griezmann! Consigli! Pff, che miracolo di consigli! Ma un'azione splendida dell'Inter. Ma qua consigli, ragazzi, ha fatto qualcosa di pazzesco. 10 minuti alla fine della partita, ragazzi. 10 minuti al momento che ci incoronerà campione d'Italia. Tielemans. Ancora Tielemans che prova il tiro da fuori. Palo. Poi c'è Icardi che la chiude, signori. E siamo campioni d'Italia. E siamo campioni d'Italia. Siamo campioni d'Italia, ragazzi. Finalmente possiamo liberarci. Tiro di Tielemans che è stata la liberazione. Palo. Poi Mauro Icardi, come al solito, un avvoltoio. E l'Inter, ragazzi, probabilmente chiude qui la partita. Calcio di punizione. Per il Sassuolo batte Berardi, esce Nardi a coronare una prestazione fantastica di oggi. Ci ha tenuto a galla, signori, signori, e l'Inter finalmente è campione d'Italia. Non ci posso credere, ragazzi, non ci posso credere. Ecco i festeggiamenti, ragazzi. Tutti in campo a esultare. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Che sofferenza, io non ci posso credere. Che sofferenza, ho fatto tantissima fatica, ragazzi. Questo si può chiamare veramente un campionato combattuto nelle prime posizioni, perché con la Juve è stata lotta vera. È stata lotta vera e ci meritiamo questi festeggiamenti, ragazzi. Ci meritiamo questi festeggiamenti. No, purtroppo Icardi non è il capitano, credo sia Musacchio. O Miranda addirittura. Ah, vabbè, Miranda, ragazzi, cioè, ci sta, ci sta. Forza Miranda! Ma andiamo! Ma andiamo, ragazzi! Ma andiamo! Siamo campioni d'Italia! Vittoria all'ultimo respiro, all'ultima partita, ce l'ha fatta sudare questa Juventus, ma è stato un campionato divertentissimo! Un campionato divertentissimo, fino all'ultimo episodio. Io vi invito, ragazzi, a continuare a seguire questa fantastica serie perché veramente avete visto tutti voi quello che si può provare a seguire questo genere di video. E a affezionarsi ad una squadra. Guardate i ragazzi. Probabilmente non tutti faranno parte della prossima stagione, ma comunque questo è un trofeo di tutti. Di tutti. Ce lo siamo meritati. Ce lo siamo meritati, ragazzi. Anche la Juventus aveva vinto. Adesso andiamo a vedere la classifica finale, ragazzi. Vediamo anche chi purtroppo ci dovrà lasciare. Chi purtroppo retrocederà. Questa è la classifica finale, ragazzi. Inter 88. E subito dietro a 3 punti la Juventus con 85 punti. Vediamo noi, 26 vittorie, 10 pareggi e 2 sconfitte con 79 gol fatti e 25 subiti. Vediamo chi retrocederà. Retrocederà l'Atalanta ultima a 30 punti, la Sampdoria e il Bologna a 34. Per un soffio si è salvato il Carpi. Siamo pronti, ragazzi, per disputare la finale di Coppa Italia. Vado un attimo a cambiare la formazione, poi pronto a subentrare Iñaki Williams, Jovetic, direi anche Murillo lo metterei perché sennò qui non abbiamo praticamente difensori. Ecco, signori, la formazione ufficiale 4-2-3-1, classico come sempre. Dopo la vittoria di qualche settimana fa del campionato da parte dell'Inter, oggi è nuovamente in finale di Coppa Italia contro la Lazio e quindi ha nuovamente la possibilità di portare a casa un altro trofeo dopo appunto quello della Serie A Team. Oggi siamo qui per la Team Cup. Questo è il tabellone, questa è la scalata delle due squadre che oggi sono in finale. Conosciamo la reale forza di questa squadra perché l'abbiamo scontrata ultimamente in campionato e ha rischiato veramente di mandarci all'inferno, di mandare a vuoto tutti i nostri piani e tutto quello che avevamo fatto in un'intera annata. Oggi, ragazzi, c'è Inter-Lazio. Finale di Coppa Italia. E ragazzi, se siamo veramente qui c'è un motivo. Le finali si vincono. Questa è una finale, ragazzi, e questa finale va vinta.
Sempre sul pezzo, e forza Inter. Ce ne va Icardi, attenzione. Attenzione perché sono andato Icardi. Prova il tiro, Mauro Icardi. Marchetti, ma la palla è ancora lì. La mette in mezzo Felipe Anderson. Dove arriva Tielemans? Che di testa colpisce solo l'esterno della rete. Florenzi. Calhanoglu. Che palla per Brozovic! Marchetti, volevo fare l'Epic Bros, signori. Attenzione alla Lazio. Georgievic! Mancino spietato quasi. La palla va fuori di poco. Musacchio aspetta la sovrapposizione di Felipe Anderson. Non so cosa ci faccia lì Musacchio. Felipe Anderson! Che palla per Tielemans! Marchetti! Poi De Vrij. Mamma mia. Florenzi. Ce n'è andato. Florenzi! La palla resta ancora lì. Calhanoglu. Mamma mia, ragazzi. Felipe Anderson. Può inventarsi qualcosa Felipe Anderson. Però ha gli spazi chiusi. C'è indietro Brozovic. Poi ancora per Felipe Anderson. Che prova il tiro! Finisce qui il primo tempo, signori. 0-0. Il match è che si è acceso nel finale del primo tempo. Rinizia il secondo tempo, ragazzi, sul punteggio di 0-0. Stesse formazioni per entrambe le squadre. Bolasi. 1-0. Fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco. L'ha fischiato, l'ha fischiato. Era fuori gioco di Ravel. Cazzo, ho fatto un errore. Ho fatto un brutto errore. Merda! Espulso Luke Shaw. Come quella di Kondogbia, purtroppo non l'ho fatta apposta, ragazzi. Non volevo far male, ovviamente. Se ne va Jovetic. Con un ripallo. Molto fortunato qui, poi... Probabilmente fallo di Radu, ma Brozovic la larga per Icardi. Icardi se la allunga davanti a Marchetti. Icardi traversa. Non ci credo. Non ci posso credere. Che occasioni per l'Inter. Che occasione per l'Inter. Bolasi, attenzione. Nardi. Nardi su Georgievic. Ci tiene a galla al 70esimo. Bolasi se ne va con un numero. Attenzione. Perché in mezzo... Fuori gioco. Altro fuori gioco. Andiamo. Altro gol annullato alla Lazio per un giustissimo fuorigioco. Oh, palo! Palo della Lazio con Candreva. Poi Klose. Tielemans lo chiude. Ancora lì Maurizio Nardi. All'86esimo, signori. Ci tiene ancora a galla lui. Che finale di stagione per Paul Nardi. Mamma mia, ragazzi, sul primo palo qua. Klose. La mette in mezzo, c'è Musacchio che chiude. Jovetic. Icardi. Attenzione perché c'è Griezmann. Attenzione perché c'è Griezmann che è più veloce di De Vrij. Griezmann, Griezmann, Griezmann. Davanti a Marchetti. Griezmann. Il tiro di Griezmann. Marchetti. Marchetti, che parata ha fatto. Non ci credo. Finisce qui il secondo tempo, ragazzi. Ma che emozioni. Si va ai supplementari. Attenzione perché la Lazio fa entrare Keita Baldediao al posto di Yannick Bolasi. Nardi. Nardi, che miracolo. Che miracolo di Nardi, ragazzi. Io non posso crederci. Si vede che non so chi la deve vincere sta finale. Ma è successo qualcosa di incredibile. Sta succedendo ancora qualcosa di incredibile. Attenzione a Yo-Yo. Mauro Icardi. Può andare Mauro. Attenzione a Mauro. Può andare. Può andare Mauro Icardi. C'è in mezzo Tielemans. Icardi. Tielemans. Mi aveva preso il difensore. Poi qua Tielemans si è mangiato un gol pazzesco. Eccola. Eccola la ripartenza dell'Inter. Mauro Icardi. Mauro Icardi. C'è Griezmann dall'altra parte. Poi Inaki Williams. Attenzione. Attenzione perché c'è in mezzo Icardi. Inaki Williams la mette un po' corta. Marchetti. Non posso crederci. Non ce la facciamo, ragazzi. Non riusciamo a fare gol. Le squadre sono larghissime. Tutti gli schemi sono saltati. Finisce qui anche il primo tempo supplementare. Io non so veramente cosa dire. Io non so veramente cosa dire. È una partita incredibile. Una partita veramente incredibile. Può andare Inaki Williams di nuovo. Come ho già detto, l'ho avanzato per la sua velocità. E può andare Inaki, può andare Inaki. Vediamo cosa ci mette Inaki Williams. C'è in mezzo Icardi, il tiro di Icardi, Marchetti, c'è Griezmann. Radu. Un minuto di recupero, ragazzi, la mette in mezzo Klose. Via sto pallone. Calcio di rigore. Ragazzi, io non so cosa è successo. Ma come calcio di rigore? Perché calcio di rigore? Candreva contro Nardi. Nardi! Nardi! Al 120esimo del secondo tempo supplementare para il rigore. E ci tiene ancora a galla. Un altro rigore inventato. Ma ancora Nardi lo para. Pazzesco, ragazzi, quello che sta succedendo. Pazzesco.
Pazzesco. Finisce qui la partita, ragazzi. La finale di Coppa Italia si deciderà ai rigori. Nardi ci ha mandato ai rigori, ragazzi. Ci ha mandato ai rigori, ci ha dato una speranza. Ma pazzesco il rigore che ha fischiato l'arbitro. Ma che cazzo era? Mamma mia, andiamo a battere i calci di rigore, ragazzi. Savut Kadega. Il primo a battere il calcio di rigore sarà Stefan Jovetic. Jovetic contro Marchetti. Jovetic! Lo segna. Candreva contro Nardi. Gliel'ha parato pochi secondi fa a Candreva. Va Candreva. La tira sempre da quel lato. Spiazzato Nardi. Ora tocca a Mauro Icardi. Parato Marchetti. L'ha parato. Ora Matri. Vai Nardone, eh. Vai Nardi. Centrale, guarda, sto figlio della merda. Flore. L'ha parato di nuovo Marchetti. Si traversa di close. Ma andiamo. Tielemans lo fa. Abbiamo ancora qualche speranza. Forza Nardi, paramelo questo. L'ha fatto. L'ha fatto o l'ha sbagliato? L'ha sbagliato, ragazzi. Vai Griezmann. Griezmann! Forza, siamo pari, eh. Vai Nardi. Centrale. Ma che cazzo di rigore è, porca puttana. Vai Naki Williams. E lo mette dentro. Se lo pariamo abbiamo vinto, ragazzi. Forza Nardi. Porca puttana. E adesso la fiera qua. I difensori. Musacchio lo fa stavolta. Lo fa Musacchio. Nardi contro Basta. Va. Ma basta. Ma perché, come fanno? Se si imbutta dall'altra parte tanto poi. Va Miranda. Rimane fermo Marchetti. Lo fa Maurizio. Murillo. Lo para Marchetti. E adesso c'è il rigore decisivo. Parolo contro Nardi. Va Parolo, lo tira altissimo, signori. L'ha tirato altissimo. E adesso Nardi. Va Nardi, gran rigore. Gran rigore. De Vrij. De Vrij, lo para Nardi. Lo para Nardi e siamo campioni. Signori, che match! Che match! Abbiamo vinto anche questa finale, ma che partita è stata! Cos'è successo in questa partita? Nardi. Nardi, non me ne fotte un cazzo del portiere. Io tengo Nardi, non mi interessa. Dopo questo finale di stagione io mi tengo Nardi in porta. Altro che Nardi da cambiare. Altro che Nardi da cambiare, ma cosa ha fatto qui Nardi? Ragazzi, sono scioccato da quello che è successo. Sono veramente scioccato. Sono veramente. Io non posso. Abbiamo vinto anche la Coppa Italia, ragazzi. Sono incredulo. Quello che è successo in questa stagione è pazzesco. Io spero che abbia registrato tutto. Pazzesco, pazzesco. Quello che è successo in questo match è veramente da non credere. Da non credere, ragazzi. Da non credere. Abbiamo vinto anche la Coppa Italia, ragazzi. Abbiamo vinto anche la Coppa Italia. Campionato italiano e Coppa Italia. Tutto quello che potevamo vincere l'abbiamo vinto. E il prossimo anno, ragazzi, c'è la Champions. Quella sarà veramente tostissima. Allora, ragazzi, io direi di fare gli ultimi allenamenti della stagione e di concludere qui, appunto, questa stagione. Ok, ragazzi, possiamo terminare qui la stagione. Andiamo avanti. Ma sì, ma Griezmann a secco di gol, ma che c'è, veramente, dai. Va benissimo, Griezmann, quello che hai fatto. Sei un fenomeno, cosa vuoi che ti dicano? Ok ragazzi, ecco qui la nostra nuova stagione, la inizieremo nel prossimo video. Andiamo a vedere un attimo il calendario. Come detto ci sarà un sacco di calciomercato, la prima partita però sarà quella con la Lazio, la Supercoppa Italiana. Dobbiamo raggiungere la finale, ragazzi. Raggiungere la finale di Champions League e dobbiamo vincere di nuovo il campionato. Ma comunque ragazzi, queste sono cose che ripeterò poi nel prossimo video. Ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace, se non lasciate un mi piace in questo video veramente. Cioè, quando lo lasciate, è un video pazzesco, ragazzi. La nostra prima stagione assieme si è conclusa. Nel prossimo video inizieremo la seconda con il calciomercato. Sotto nei commenti consigli per il calciomercato. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto alla mezza, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.